Il capitolo 7 non conclude il discorso del Tempio. I capitoli 6-7 descrivono la costruzione del Tempio. Il capitolo 8 fa il passo più in là, si parla della dedicazione del Tempio, cioè la celebrazione attraverso la quale il Tempio diventa operativo nel popolo. Capitolo 8, versetto 6. Poi i sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore nel santuario del Tempio, nel luogo santissimo, e la collocarono sotto le ali di cherubini. Prima hanno portato l'arca, poi hanno portato il coperchio, hanno messo il coperchio sull'arca. Era Gref. Le ali aperte dei cherubini, infatti, coprivano l'arca e le stanghe che servivano a trasportarla. E voi sapete che questo era detto il propiziatorio, perché nel giorno di Yom Kippur il gran sacerdote entrava nel santo dei santi col sangue del capo espiatorio e spruzzava questo sangue sull'arca. E siccome l'arca era coperta da questo coperchio, cosa spruzzava in realtà? Il coperchio dell'arca. E questo è detto propiziatorio, in greco ilasmos. Se voi leggete le lettere di Paolo, Paolo dice che Dio ha fatto diventare Gesù nostro ilasmos. Il ruolo ricoperto da Gesù in nostro favore è quello del coperchio dell'arca, del propiziatorio, nei confronti di Israele. Il propiziatorio, asperso col sangue del capro espiatorio, diventava il segno che Dio perdona il popolo. Gesù, utilizzando il suo sangue, versando il suo sangue, diventa il segno che Dio perdona noi. Diventa il nostro ilasmos, segno di espiazione, principio di espiazione per noi. Per cui a noi non occorre più espiare il peccato, ci basta accettare di essere, quello che ci è chiesto, accettare di essere riconciliati. Qual è la lettera di Paolo in cui questo concetto è espresso in modo perfetto? Per me è uno dei vertici del Nuovo Testamento. Capitolo 1? No. In Romani è detto ilasmos, uso questa immagine dell'ilasmos, ma la lettera in cui questo è espresso in modo perfetto è la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5. Dai, visto che ci siamo, andiamo. Abbiamo nessuno che ci cura dietro, no? O sì? 2 Corinzi 5, verso la fine, versetto 20. Quindi noi siamo ambasciatori, parla di se stesso come di apostolo. Chi è l'apostolo? Un ambasciatore inviato da Cristo, ed è come se Dio stesso esortasse per mezzo nostro. Perché se aspetti che Dio ti mandi un'email, lui personalmente, campa a cavallo che l'erba cresce, per carità, è il più fa poi miracoli quando noi, e può farlo benissimo, ma quante volte lo fa? È successo a Mosè, si fa delle email dal Padre Eterno? No? Così me, regno dei cieli, chiocciola, padreeterno.it, just per caso, o punto com, vero o no? Ecco, non è che succede tutti i giorni perlomeno. Quindi noi siamo ambasciatori inviati da Cristo ed è come se Dio stesso esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, scriva a cristiani, eh? Sì, perché capire sta capire per un anno e mese. Le lettere ai Corinzi sono la controprova di questo scontro terribile tra lui e la comunità cristiana di Corinto, a livello di principi di fede fondamentali. Vi supplichiamo da parte di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Tra parentesi, non detto malechel che il grammen, smettetela di pretendere di essere voi a meritarvi la riconciliazione, che è questo il grosso problema da loro. Erano caduti nel moralismo, diciamo noi oggi, nella tentazione farisaica, giudeo-cristiana, è quel che fai tu, tu osserva la legge di Dio che ti meriti, eccetera, eccetera. No, vi supplico, lasciatevi, permettetevi di riconciliarvi, lasciatevi riconciliare. A voi toccherà poi che cosa? Vivere da riconciliati, che se quello tocca a noi, o tal fete o ne usci da fa, ma riconciliarti è lui che te l'ha fatto, è lui che lo fa. Lasciatevi riconciliare con Dio. Cristo non ha mai commesso peccato, ma Dio lo ha caricato del nostro peccato per riabilitarci davanti a sé, per mezzo di Lui. Non per mezzo della tua bravura, per mezzo di Lui, come collaboratori di Dio, ambasciatori, collaboratori, tutte definizioni del ministero dell'Apostolo. Vi esortiamo a non trascurare la grazia di Dio.
sbatti mia via il regalo, non buttate via il regalo che avete ricevuto. Io infatti nell'ora della misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della salvezza ti sono venuto meno, è Isaia, io sono venuto in aiuto. Ecco, questa è l'ora della misericordia di Dio, questo è il giorno della salvezza. Con mia andata, chissà chi, tagalecchia, ma. E questo vuol dire oggi è per noi, eh? Oggi che adesso è? Questo è il giorno della salvezza, non buttarlo via. È vero, è vero. L'amore è gratuito di Dio per noi, la sua morte in croce per noi. Sta tutto lì, se non sono in sintonia, se non sono in sintonia, certo. Ma cosa metti a accogliere? Accogliere? Ma a metti a accogliere, che voglio fare? Dopo viene vivere l'impegno quotidiano e cercare. No, non il giorno dopo, viene dopo come logica, ma è contemporaneo. Con me, secondo me, umano, chiaro, rispettabile, ma se il punto è proprio lì, è grande conversione. E se la fai via? Se non la fai, non ci vadi neanche. Ti scappano via tranquilla e via. La nostra storia sarebbe diversa se noi fossimo sempre in sintonia con lui. La parte più importante è l'opera che compie lui, no? Certo. Se non sono in grazia mi prendo atto e chiedo. Ma l'essere in grazia è già effetto di un dono, non è? Essere in grazia, no, perché sembra come che se io non sono in grazia, io a fare. Se io sono già in atteggiamento di rifiuto nei suoi confronti, che le parole che proprio non mi fanno cagna fretta, anche se le sente. Se sono in sintonia, se sono in atteggiamento aperto verso di lui, la grazia è quello. Permettere al suo amore di arrivare a me, e questo regalo gratis che lui mi dà, accoglierlo, allora anche queste parole trovano, è vero, certo, sono d'accordo in pieno. E questo è quello che dipende da noi, sia accogliere, lasciatevi riconciliare con Dio, lasciatevi, permettigel, apritevi, sia poi il vivere da riconciliati. Quello tocca a noi, sia prima sia dopo, cioè rendere possibile per noi di accogliere. E poi non buttare via il regalo accettato, non metterlo in naftalina, come minimo. È vero o no? Perché noi possiamo anche, oh che bello, adesso suo posto. Sa fino a che punto è sulla strada giusta, perché avevano sbagliato dei posti che credevano e si mettevano davanti a Dio. Io penso che l'uomo, il dubbio che ha sempre è questo, ma sono io in grazia? Beh, se la ricerca è giusta, si cerca la parola e si applica a se stessi. E nella parola c'è la risposta. Cioè, quel che riguarda il realizzare l'incontro tra noi e Lui è regalo suo. Quello che riguarda accettare di essere messi in questa relazione giusta è compito nostro. Quello che riguarda il vivere nel quotidiano quello che lui ci ha regalato è compito nostro con l'azione dello Spirito. Sempre lui ne... Qual è il sacramento che ci dà il dono dello Spirito Santo, signori? Il battesimo, la crisima lo riconferma. Il battesimo. Il battesimo ci dà tre regali. Ci rende capaci di non essere schiavi del peccato, capaci di essere diversi. Il primo regalo, che è indicato con l'esorcismo iniziale, con l'unzione dei catecumeni. Il secondo regalo ci fa figli e quindi familiari di Dio, ci dà la vita di Dio in noi, in Cristo, battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per merito della Pasqua di Cristo. Terzo regalo, il crisma, ci dà il dono dello Spirito per essere capaci di vivere da figli, perché la capacità di vivere da figli non è capacità nostra, è regalo suo. E queste tre cose, questi tre doni, lui ce li dà già nel battesimo. Occorre una domanda, dovesse mai chiedere la consapevolezza di averli ricevuti e la disponibilità ad accoglierli e a utilizzarli, se, perché possiamo prendere il talento, che questo è il talento, né? E metterlo sottoterra, seppellirlo. Da Gesù che lo dice nel Vangelo, possiamo farlo tranquillamente, convinti di far bene, però sappiamo che è sbagliato, il Vangelo mi dice che è sbagliato, seppellirlo, non utilizzarlo. Quindi utilizzare il dono tocca a noi, accettare tutti i tre regali, aprirci, perché se mi dice il battesimo, m'interessa mia, non posso né essere liberato, né essere fatto figlio, né ricevere il dono dello Spirito, anche se lui è lì pronto a darmeli tutti e tre i regali. Noi siamo una cosa non troppo evangelica, ma un dato di fatto storico. Ci ritroviamo a cominciare a ragionare che siamo già battezzati, siamo già figli, abbiamo ricevuto lo Spirito e che diventa consapevoli di tutto questo che.
Dobbiamo fare dopo il battesimo quel cammino che avremmo dovuto fare prima per arrivare al battesimo. Di fatto, il catecumenato. Da che sono della fachena, tutto sommato. Quindi c'è il regalo suo che è reso possibile dalla nostra disponibilità ad accoglierlo, lasciatevi riconciliare con Dio, e è reso valido dentro di noi dalla nostra disponibilità a viverlo. Lui fa quel che tocca a lui, non è obbligato a fare quel che tocca a noi. Ricordando che quello che noi possiamo fare è sempre anche quello comunque effetto dello Spirito. L'iniziativa è sempre sua. Nessuno può dire Gesù è Signore se lo Spirito non è in lui. Chi dice così? Gonfassi cain de San Paolo, porcaccio cane. San Paolo. Nessuno può dire Gesù è Signore se non è lo Spirito a dirlo in lui. Quindi già il minimo atto di fede che ci apre la salvezza è già il regalo anche quello, il di Paolo. E questa è quella cosa, ve l'ho detto a mo, che la mafanda bestia quando si esue. Quando mi dicevano in seminario, tutti gli sbagli che fai sono colpa tua, tutte le cose giuste che fai sono merito suo. Comodo la regia, e invece era Gesù, è mio giusto, e invece era vero. Gli sbagli sono colpa nostra, il bene è sempre merito suo. Perché c'è sempre che precede la sua azione su di noi. Perché lei entrare in questa, la vita diventa anche più serena tutto sommato, oltretutto diventa anche più serena, però si chiede questa disponibilità, questa apertura. L'arca conteneva solo le due tavole di pietra che Mosè vi aveva messo sul monte Horeb. Siamo tornati al versetto 9 del capitolo 8 del primo libro dei re. Poi c'era anche un'anfora contenente 2 chili di manna e c'era il bastone, forse l'ha fatta poi Caroi nel frattempo, non lo so. Però la Bibbia non dice chiaro se erano dentro o se erano davanti al Signore. Erano le tavole dell'alleanza fatta dal Signore con il popolo di Israele quando esso uscì dall'Egitto.